so come vi immaginate un re, io me lo immagino con dei vestiti molto ricchi, molto eleganti, almeno insomma un Coronation Day o cosa del genere. Quindi, se il contenuto è re, la formattazione è proprio quella ricchezza di vestiti che mettiamo su questo re per renderlo ancora più bello e regale. Io sono una grande nerd del web e della storia del web, che combina le mie passioni di storia e di internet, e quindi vi faccio un po' di storia per metterci tutti allo stesso passo. Allora, il web inizia ad avere un bel po' di annetti, ha quasi 20 anni, quindi non è proprio un ragazzo, anzi 30 anni, scusate, non è proprio un ragazzetto. E la prima proposta arriva proprio a marzo dell'89, quando questo signore, Sir Tim Berners-Lee, che è diventato Sir dopo aver inventato il web, scrive questa prima proposta di sistema di informazioni distribuito mentre fa il ricercatore al CERN. E il suo capo dice, vaga come proposta ma interessante, quindi manda avanti il progetto, grazie, perché a questo punto tutti noi, se siete qui, probabilmente in qualche modo anche ci guadagnate dei soldi col web in un modo o nell'altro, quindi grazie, perché grazie a questo abbiamo un lavoro. Sempre lui nel 93 pubblica le prime specifiche dell'HTML, parleremo anche un attimo di HTML. E poi 2 anni dopo pubblica HTML2, che è il cosiddetto standard sul quale poi sono state sviluppate tutte le future implementazioni di HTML. Adesso siamo al 5. Una data molto importante per il nostro talk è questa qua, il 1 ottobre 1997, Jacob Nielsen, che, come si dice, se non lo conoscete, conoscetelo, perché è uno dei massimi esperti mondiali di usabilità, scrive un articolo che si chiama Come le persone leggono sul web. Allora, 1 ottobre 1997, 21 anni fa. Le persone non leggono sul web. Ok? Non leggono parola per parola delle pagine. Questa è una traduzione pessima che ho fatto io, quindi in inglese è molto più bella. E si limitano a scorrere la pagina scegliendo singole frasi e parole. Questo vuol dire che poi scannerizzano la pagina e quando vedono una cosa si fermano. Quindi la formattazione ci serve per accompagnare l'utente in quella lettura, perché scordatevi che qualcuno legga tutto quello che avete scritto in una pagina web. Ora, soprattutto se voi usate il vostro sito web, come spero, per vendere i vostri prodotti e servizi, è molto importante che quella pagina sia leggibile. Se io vado su una pagina e ripeto, è un muro di testo, anche se avete il prodotto migliore della storia, vi abbandono alla terza riga. Sempre questo signore, Jacob Nielsen, di cui veramente vi consiglio vivamente di andare a leggere il blog, che è uno dei blog più antichi del web, tra parentesi, ha anche teorizzato questa cosa della lettura F nelle pagine web, per cui facendo proprio una heat map degli occhi che si muovono su uno schermo, vedrete che quelle che vengono lette completamente sono le prime 3 righe, poi man mano che si va giù nella pagina, l'attenzione scema e di ogni riga vengono lette, se va bene, una parola. Quindi, formattare è importante per tanti motivi, per l'accessibilità, per la leggibilità, ma anche per il commerciale, mi verrebbe da dire, perché se fate delle sales page che non si fanno leggere, non riuscirete a vendere. HTML, base di HTML. Quanti di voi conoscono l'HTML? Bene, cioè da dire su scrivere una pagina adesso, inizio dal doctype e scrivo una pagina HTML. Va bene. Quanti non hanno idea di come è fatto un tag HTML? Ok, dai. Lui scherza perché nella vita guarda HTML e cerca di estrapolare cose interessanti. Va bene, allora sarò breve su questo argomento. L'HTML
non è un linguaggio di programmazione, quindi non ha logiche di non segue le logiche di programmazione, è un linguaggio di marcatura. Definisce gli elementi della pagina in modo semantico. La parola semantico semplicemente significa che ogni elemento definisce il suo stesso significato e uso all'interno di una pagina. Gli elementi è facile da imparare, tutto sommato, anche se oramai l'HTML5 è molto molto complesso, però diciamo che in linea di massima, soprattutto per quello che serve a noi come creatori di contenuti, in questo cappello, ci siamo adesso messi questo cappello di creatori di contenuti, quello che ci serve ricordare, quindi l'HTML proprio base, è che gli elementi sono spesso delle parole in inglese che definiscono appunto l'utilizzo dell'elemento stesso o delle abbreviazioni. Hanno quasi tutti un tag di apertura e un tag di chiusura, e questi, secondo me, a mio avviso, sono quelli proprio base che bisognerebbe conoscere quando si scrive per il web. Conoscerli ci aiuta anche per a volte mettere a posto delle imperfezioni, come vedremo, che potrebbero venire fuori utilizzando la formattazione automatica. Devo dire che queste cose succedono sempre di meno negli editor di testo, però succedono, quindi sapere come è fatto l'elemento di una lista ci aiuta. Come vedete, come dicevo, in italiano è meno evidente, in inglese è molto evidente. P, paragrafo, paragraph. Block quote è proprio tutta la parola e la citazione. OL è ordered element, ordered list, quindi elenco numerato. Elenco puntato, unordered, perché in inglese è non ordinato. LI, list item. Quindi una volta che vi ricordate quell'elemento, cosa sta... Io ad esempio tutte le volte che faccio una lista a mano dico OL, OL, e poi mi ricordo poi che la O sta per ordered e la U sta per unordered, e quindi... me lo ricordo così. Questo è il risultato di tutta quella roba lì. Un paragrafo, una citazione, un elenco numerato e un elenco puntato. Spendo due parole sul titolo, e qua poi chiedo ad Andrea di dirmi se non ho detto stupidaggini. Allora, i titoli sono un elemento fondamentale nelle pagine HTML perché definiscono proprio la struttura della pagina e ci dicono da dove iniziare dalle cose importanti. Ce lo dicono noi umani e glielo dicono ai motori di ricerca. Il titolo 1 non si usa perché è riservato alla pagina, al titolo di pagina. Quindi sia per questione di SEO che di accessibilità, il titolo 1 lasciatelo perdere. Infatti, quando vedremo poi gli esempi, vedrete che su Gutenberg, che è il nuovo editor di testo di WordPress, l'hanno proprio tolto come opzione perché appunto è riservato alla pagina, al titolo di pagina o al titolo di post. Quindi partite dal titolo 2 e usateli in modo gerarchico, perché sono creati in modo gerarchico. Ora, una delle cose più comuni che io ho visto nella mia carriera di web designer era la gente che usava il titolo 5 per fare diciamo, le sezioni di pagina, perché il titolo 5 aveva una grafica più bella del titolo 2. Questo è sbagliato, perché, ripeto, gli screen reader, tra parentesi, quindi i device per la navigazione assistita del web, li leggono in ordine, ok? Quindi non usate il titolo 5 solo perché è più bello del titolo 2, usate il titolo 2 e col CSS fatelo diventare bello tanto quanto il titolo 5. Quindi non usate il titolo 5 se prima non c'è 4, 3, 2. Ok? Anche questo in Gutenberg hanno lasciato solo 2, 3, 4, perché arrivare ad una nidificazione di contenuto di un titolo 5 vuol dire che avete già fatto una, diciamo, una sezione che si chiama titolo 2, quindi non so, la ricetta della gricia. Poi avete fatto col titolo 3 ingredienti, poi non è che la preparazione è un titolo 4, perché non è meno importante degli ingredienti, sarà lo stesso livello degli ingredienti, quindi sarà di nuovo un titolo 3. Andare al titolo 5, tu fai una faccia come se dicessi, se stai facendo così per me, dico delle cose sbagliatissime. No. Ho detto no, ho detto una... Ah, va bene, okay, no, ti ho visto proprio affranto, ho detto chissà cosa ho detto, cioè sto talk l'ho fatto già tante volte e nessuno ha avuto quella faccia affranta, va bene,
Ok, quindi ricordatevi che questi titoli sono gerarchici, quindi non usate il 5 se non avete tutti quelli prima. E vorrei spendere anche una parola sull'accessibilità. Quanti di voi sanno cos'è l'accessibilità? Ah, già tanti, siete un audience molto avanzata. Va bene. Per accessibilità si intende quel processo finalizzato a rimuovere le barriere che impediscono alle persone diversamente abili di accedere al web. Quindi, quando io dico formattare per il web, per aiutare i lettori, intendo tutti i lettori, non solo quelli che vedono 10-10, che non hanno l'artrite e quindi possono muovere il mouse tranquillamente, che non si sono rotti un braccio e quindi insomma fanno fatica a navigare come navigano normalmente. Quindi io non sono un'esperta di accessibilità, purtroppo, mi piacerebbe tanto, però una cosa mi si è chiarita nella vita, che non tutti usano il web come lo uso io. Anzi, questa cosa mi si è chiarita quando ho iniziato a diventare presbite. Perché lì ho capito che tutti i font per il web erano tragicamente piccoli per me. E quindi oramai io navigo praticamente la metà delle pagine del web con uno zoom del 125-150%. Se vi capita, poi ho messo dei link, su WordPress TV ci sono diversi talk sull'accessibilità, è uno dei miei preferiti. E di un tale che si chiama Adrian Roselli, che è molto simpatico e che ha fatto tutto un talk sull'accessibilità egoistica, quindi cioè, bisogna preoccuparsi dell'accessibilità perché prima o poi saremo noi quelli che avranno bisogno di quella cosa lì, perché prima o poi la nostra vista calerà, prima o poi ci verrà l'artrite, quindi non riusciremo a muovere il mouse e tutte queste cose. Quindi mi dice, bisogna essere egoisti nell'accessibilità e praticamente lavorare per il nostro futuro io, perché tutti invecchieremo, ahimè, io non mi ci voglio rassegnare a questa cosa, ma purtroppo è vera. Quindi, una pagina ben strutturata con l'utilizzo proprio dell'HTML semantico è già di per sé una pagina accessibile, ok? Perché permetterà agli screen reader, che sono dei device che leggono le pagine web invece di farvele vedere, di leggere quella pagina web in modo corretto. E fortuna vuole che non si debba fare un grande sforzo per rendere il vostro sito web accessibile, perché se anche non sapete nulla di accessibilità e non sapete nulla di web design, di codice o di quant'altro, andate su wordpress.org, scegliete un tema accessibility ready e non cambiate niente, perché lì hanno già i designer e gli sviluppatori che si sono occupati di questa cosa hanno già messo a punto delle strategie per fare in modo che questo sito sia accessibile. Quindi ci sarà un contrasto, sfondo, colore del testo, una dimensione del font, la dimensione dei titoli, la possibilità di navigare il menu con il tasto tab e non solo col mouse. Cioè, sono robe abbastanza base, però non volendoci mettere noi a scrivere da zero, scegliete un tema accessibility ready, non cambiate nulla e siete a posto. Detto questo, siamo pronti a formattare. Non riusciamo ad andare a vedere tutti gli elementi di formattazione che ci presenta sia l'editor attualmente presente in WordPress, sia l'editor futuro Gutenberg, perché sono veramente tanti. Vediamo i principali che ci possono servire appunto ad evitare quell'effetto muro di testo che tutti detestiamo. Se avete mai formattato un testo nella vostra vita in WordPress o in Word o in Google Documents, conoscete già tutti questi elementi, però li vediamo un attimo insieme per essere sicuri di usarli in modo corretto. Ci sono diversi modi per formattare in WordPress. C'è l'editor di testo, che è quello che vedete ora nella vostra installazione WordPress. C'è un editor visual che diventerà l'editor principale a partire da WordPress 5.0, che al momento è disponibile come plugin. E se avete aggiornato l'ultima versione di WordPress, vi è venuto fuori nella dashboard un callout che dice: prova Gutenberg oggi l'editor del futuro di WordPress. Allora,
questo è ancora un plugin in sviluppo, quindi la premessa è che è pieno di bug, ok? Però dal momento che, volenti o nolenti, questa roba qua diventerà l'editor principale di WordPress, io vi consiglio vivamente di provarlo. Magari vi fate un'installazione di test in cui papocchiate quanto vi pare, soprattutto se trovate dei bug, non limitatevi a dire aprite una issue su GitHub e aiutate, e meglio ancora andate a cercare se questa issue già esiste e aiutate gli sviluppatori di Gutenberg a sistemarla, oppure l'HTML, che comunque continua ad essere la base di tutte le pagine web che esistono al mondo, anche avanzatissime pagine, single page app, JavaScript, tutto quello che viene in mente, di base c'è l'HTML, quindi imparatelo. Questo è l'editor oggi, ok? Alcune slide sono in inglese perché continuano a cambiare cose, io non ci sto dietro, quindi ho deciso che alcune le lasciavo in inglese, abbiate pazienza. Se vedete solo una riga, andate a cliccare sull'ultimo pulsante della prima riga e vi appare questa seconda riga con altre opzioni. Se invece usate la formattazione testo, vedrete i tag HTML relativi. Non vedete il tag P di paragraph, perché quello è il default di WordPress. E questo è Gutenberg. Questa è, direi, una versione prima. Allora, io poi non lo so se qui è una congiunzione astrale, ma io tutte le volte che faccio questo talk, 3 giorni prima Gutenberg fa una nuova versione. Questa è la terza volta, la quarta volta che faccio questo talk, tutte le volte fanno una release 2 giorni prima. Allora io questa volta ho detto, vabbè, visto che non ci sarà niente di proprio opposto completamente a quello che ho fatto, ho lasciato la 3.7, adesso siamo alla 3.8. Vedete, sono tutti blocchi, li create, avete tutti i pulsanti, avete un tot di opzioni. E quindi giocateci, io vi consiglio veramente di giocarci. Il primo è il selettore di paragrafi, che non è altro che il primo drop down che vedete qua nel classico. Paragrafo, titoli e preformattato. È sufficiente evidenziare la parte di testo che volete trasformare in una di quelle robe lì, cliccare su una di quelle robe lì e lo trasformate, non usate titolo 1. E infatti nel nostro Gutenberg, quando andate, vedete che anche lì ci sono un sacco di formati, quando andate a fare un titolo vedete che vi presenta solo H2, H3, H4. È una soluzione abbastanza di buon senso, cioè se H1 non lo devo usare, H1 sta per titolo 1, perché l'elemento HTML è heading. Se io comunque sto H1 non lo devo usare perché è riservato alla pagina, parto dal 2, ma quanto diavolo devo nidificare questi contenuti? Quindi sto fino al 4 e quindi direi che ci basta. Clicco e via. Se voglio poi sulla destra vedrete che ci sono poi per ognuno dei blocchi che andrete a costruire, sulla destra ci sono dei parametri aggiuntivi e quindi ad esempio lì potete scegliere anche 5 e 6. Questo è l'HTML, H1, heading 1, heading 2, heading 3 e via così. Questo è il testo preformattato che può essere utilizzato ad esempio per inserire del codice all'interno del vostro testo, e il P è il nostro paragrafo e questo è il risultato. Ad esempio, come a questo punto mi sembra di capire, tutti voi sapete, come un elemento appare poi nel front-end è dato dal CSS, le pagine di stile. Ad esempio in questo tema che ho usato io, vedete che titolo 1, titolo 2, titolo 3, titolo 4, 5, 6 sono tutti un po' diversi. Il titolo 3 è anche un grassetto, il titolo 5 e il titolo 6 hanno forzato l'uppercase, e queste sono cose che si fanno col CSS. Il secondo è preformattato, quell'altro è il verso, che secondo me non gli hanno fatto bene nello style CSS lo stile, perché come vedete non va a capo ma esce dall'elemento, e vabbè, quel tema lì non ha l'elemento verso formattato e il paragrafo.
Grassetto e corsivo, che tutti noi pensiamo di saper usare bene, non è vero. Perché, ad esempio, usiamo il corsivo il più delle volte in modo sbagliato. Il corsivo ha delle regole ben precise che di solito si imparano in seconda elementare, quindi il corsivo non si usa così perché ci piace, di nuovo, non è una roba che ci piace graficamente, è una cosa che ha un suo significato. Stessa cosa per il grassetto, se tutto è in grassetto. E io ho pulito il database di un sito che aveva tutti i testi in titolo 4 grassettati, quindi questa cosa esiste. Il grassetto serve per evidenziare qualcosa, quindi se voi fate tutto un paragrafo grassettato, cosa devo andare a vedere? Non lo so. Grassettato è una parola. Anche qua ho lasciato anche sempre i nomi in inglese perché così ci ricordiamo meglio. Io per anni, finché non ho imparato l'HTML, mi sono chiesta perché B, bold, I invece è italic, che poi in realtà l'elemento HTML è M, e vabbè. Quello è come lo vedete sull'editor tradizionale, l'altro è Gutenberg, ma insomma sempre una B e una I sono, no? Anche in Google Documents, e questo è il risultato, quindi il grassetto e il corsivo. Ora, questa roba qua vi dimostra come, ad esempio, il grassetto e il corsivo sia difficilissimo da leggere, soprattutto nei testi senza grazie, nei font senza grazie, i cosiddetti sans serif. Io, che l'ho fatto io in corsivo, non riesco a vedere qual è la parola in cui ho fatto il corsivo. Questa cosa qua, e di nuovo parliamo un attimo di accessibilità, ad esempio le persone dislessiche fanno grandissima fatica a vedere questa cosa, ancora più di noi che non abbiamo questo tipo di difficoltà. Quindi evitiamo di usarlo, se vogliamo di nuovo che tutti i lettori leggano i nostri testi. Il grassetto si vede un po' di più. Nel testo, nel font con le grazie, si vede un po' di più, ma anche qua non tantissimo. Gli elenchi sono una roba che funzionano benissimo sul nostro cervello perché danno un ordine alle informazioni. Quindi, proprio dal punto di vista cognitivo, il nostro cervello vede una lista e dice: Ah, una bella lista, so cosa devo fare. Soprattutto le liste ordinate, quindi 1, 2, 3, 4, ci mettono proprio a nostro agio. Perché tolgono quello che in inglese si chiama il guesswork, non devo immaginarmi nulla, me lo sta dicendo lui in che ordine devo vedere le cose. Quindi usatele e usatele in modo proprio. Non so quante volte, e anche qua quanti ne ho puliti di siti così che facevano, adesso per fortuna WordPress già da qualche versione, quando tu scrivi uno puntato trasforma in lista. Una volta non era così. Una volta io vedevo tanti, tanti, tanti elenchi fatti, uno puntato è una roba, due puntato, quindi non con l'elemento semantico lista, elenco, anzi in italiano si chiama elenco. Questo è come si fa un elenco puntato, quindi si scrivono tre righe di testo e si trasformano in un elenco, oppure si clicca prima sull'elemento elenco e si crea l'elenco. Questo è l'editor tradizionale, questo è Gutenberg. Anche qua fate tre blocchi e poi li trasformate, oppure iniziate un blocco come lista. Quindi potete scegliere entrambe le cose. E questo è l'HTML, quindi di nuovo ordered list, unordered list, e il risultato è sempre lo stesso. Questo è un altro elemento che viene usato non male, di più. Perché di nuovo è un elemento che in tutti i temi viene praticamente viene sempre creato un CSS diverso dal testo normale, no? Ad esempio, il testo normale è tutto nero, 16 pixel, 16px, sans serif, la citazione magari è un Georgia, italic. Quindi è proprio diverso dal punto di vista grafico. Allora la gente lo usa tutte le volte che vuol dire una roba un po' diversa dal testo. Invece quello è come un elemento semantico che si chiama block quote, quindi prevede che ci sia una citazione. Allora adesso non è che si debba diventare proprio dei fissati e usarlo solo in quel modo lì, però insomma cerchiamo di non abusare. Quel tasto lì, qualsiasi paragrafo voi evidenziate, lo trasformate in una citazione. Quello che mi piace molto di
Gutenberg e che spero aiuti le persone ad usarlo in modo migliore e che aggiunge direttamente la citazione, l'origine della citazione. Cioè, quando voi create un elemento quote, vedete che lui lì in fondo vi scrive una, vi mette una righina un po' più chiara, un po' più piccola, in cui si aspetta l'autore di codesta citazione. Quindi io spero che questo elemento ci aiuti ad usare, questo blocco ci aiuti ad usare la formattazione citazione in modo migliore. E questo, se volete proprio scrivere l'HTML, prevede due tag, perché uno è la citazione e uno al suo interno è l'autore della citazione. E questo è il risultato. Questo ad esempio è un tema che secondo me fa malissimo la citazione, perché dal punto di vista dell'accessibilità questa roba qua non è assolutamente leggibile. Il font è troppo chiaro, è in corsivo ed è minuscolo, quindi cioè proprio tutte e tre ce le ha. E vabbè, l'allineamento non usatelo. Io adesso vi faccio vedere come si fa, ma non usatelo. Di nuovo, perché le persone dislessiche fanno una fatica boia a leggere qualsiasi cosa che non sia un testo naturalmente allineato a sinistra. L'italiano si scrive da sinistra a destra, altri linguaggi si scrivono da destra a sinistra, quindi se voi scrivete in arabo, allineate da destra a sinistra. Se scrivete in italiano, allineate da sinistra a destra. Perché? Il giustificato dimenticatelo, tant'è che è stato tolto sia nell'editor tradizionale che nell'editor Gutenberg, è stato proprio tolto, centrato il pulsante, perché non sa da usare, perché il centrato allarga la frase, allarga la riga, per cui si creano come dei fiumi, dei rivoli di spazi bianchi che mandano completamente fuori i dislessici, ma non solo. Quindi io adesso faccio finta che queste slide non esistano e spero di avervi convinti a non usarlo. Tac, tac, tac. No, nel senso, cioè, guardate pure brutto. Adesso al di là di tutte le considerazioni sull'accessibilità. Dove inizia sta frase? Su questa è una frase, quindi non è niente, ma voi immaginatevi tutto un paragrafo, il nostro cervello, di nuovo, cioè, fidiamoci dell'evoluzione, noi siamo abituati a leggere tutto dall'alto, sinistra, in basso a destra, crediamoci a questa cosa, ok? Altro elemento da dimenticare è il barrato, altro elemento che viene usato assolutamente a sproposito. Io lo uso tantissimo, faccio camminare, cioè proprio tutte le volte che voglio dire una roba un po' così ironica lo uso, ma non è così, e vi faccio vedere perché non è così. Il barrato, quando aggiungete il tag di cancellazione, quindi di strike through, aggiunge l'orario in cui questa parola o questa frase è stata cancellata, quindi cioè ha un significato, il browser quella roba lì la legge e ne trae una conclusione. Se voi l'avete usato in modo un po' ironico come faccio io, avete sbagliato, quindi non lo fate. Altra cosa che adesso cito e poi ve la dimenticate una volta per tutte dalla vostra vita è la colorazione del testo. Ora, i web designer lavorano molto seriamente su creare delle palette armoniose. Perché gli volete andare a fare una parola di un rosa che non è il rosa che loro hanno definito bello con la palette lì? Non lo fate. Se proprio lo dovete fare, lo fate così, ma tac tac tac, cancellato. No, davvero. Quando si studia la palette per un sito, si fa, spero, con cognizione, prendendo in considerazione determinate regole proprio di grafica e di design, alcune anche un po' vecchie come il cucco, e quindi se io ho fatto una palette meravigliosa tutta basata su tre toni di arancione e poi voi arrivate e evidenziate un testo in azzurro, non è che ci azzecca proprio tantissimo, ok? Quindi piuttosto parlate con il vostro web designer, dite mi crei per favore una, e questa è una figata pazzesca di Gutenberg, ad esempio, mi crei una palette per fare in modo che io possa evidenziare una parola di un colore complementare a questi bellissimi arancioni che tu hai scelto per me. Qua c'è una cosa che fa Gutenberg che a me non piace tantissimo,
e che, ecco qua, evidenziare un intero blocco di un colore, e anche questo apre, secondo me, la porta a delle porcate micidiali di gente che non c'ha tanto idea di come la teoria del colore. Per fortuna hanno fatto una cosa furba che è questa, che almeno ti dice: hai fatto lo sfondo di quel colore lì, però attenzione che non c'è abbastanza contrasto col colore del testo. Quindi per favore vai a rivedere quella cosa. Quindi insomma, l'idea è buona, l'uso giusto sta poi a noi. Di nuovo, questo è come il gassetto: se iniziate a colorare ogni blocco di un colore diverso, nessuno più capirà cosa deve vedere e su cosa deve portare la sua attenzione. Questa è una cosa meravigliosa, ad esempio, per fare una call to action finale al vostro testo, però tenete sempre presente che deve funzionare bene il background con i colori, deve esserci sufficiente contrasto con il testo, e insomma, come dice Superman, con grandi poteri arrivano le grandi responsabilità, non fate porcate. Ci sono una serie di problemi comuni che per fortuna si presentano sempre di meno, ma adesso che conoscete tutti l'HTML, alla fine di questo talk, li potete risolvere. Elementi nidificati, questo è un classicone, adesso veramente si presenta sempre un po' meno, però ogni tanto succede. Quindi, quando un elemento va dentro un altro, sono dentro una lista, voglio scrivere un'altra cosa, ad esempio, quella lista lì è finita dentro una citazione. Okay? Io ero in una citazione, sono andato a capo, ho iniziato un elenco, quell'elenco è finito dentro alla mia citazione. Come lo risolvo? Andando in testo e spostando l'elemento di chiusura della citazione nel posto giusto. Ok? Questa è ad esempio una soluzione. E questo con Gutenberg anche, stessa cosa. Sono andata a capo, mi è entrata una lista, no, esco dall'elemento, creo una nuova lista. Anche qua, diatriba vecchia come un cucco, un nuovo paragrafo, una nuova linea. Dipende, anche lì è l'italiano, la grammatica della terza elementare che ci dice qual è la scelta giusta, però in ogni caso, banalmente, se voi fate enter, ma questo credo tra parentesi in qualsiasi editor di testo, se fate enter verrà creato un nuovo paragrafo, se fate shift enter verrà creata una nuova linea. Invece in Gutenberg, enter crea un nuovo blocco, shift enter crea una nuova linea. E qua lo vedete. Non lo vedete perché non vedete il movimento dei tasti sulla tastiera, però insomma, se vedete che riesco a fare una nuova linea è perché sono solo andata a capo, ho usato Shift Enter invece che Enter. E infine un classicone, fatemi uscire da questa lista. Questo per fortuna davvero è stato risolto in modo egregio nelle ultime versioni. Faccio una lista e appunto voglio uscire, quindi dopo l'item 3 non voglio che ci sia l'item 4. O clicco due volte Enter e questo mi fa uscire dalla lista, oppure di nuovo, ormai so come fare questa cosa con l'HTML, vado lì, mi posiziono col cursore dopo il tag di chiusura della lista e inizio un nuovo paragrafo. Stessa cosa qua. Due Enter mi fanno uscire da qua. Qua mi hanno cambiato gli hertz del video, non si capisce più niente, vabbè. E infine, vi ho lasciato una marea di link perché, come ho detto, io sono una nerd della formattazione, della storia dell'internet, di questa roba qua. Quindi ci sono tipo 12 pagine di link. No, non è vero, ce ne sono 3. Adesso, appena finiamo questo intervento, io faccio un PDF e lo metto su Twitter dove mi potete trovare come Francesca Marano e vi ho messo un po' tutti questi articoli che ho citato nel corso della presentazione. Quindi, le prime spec di HTML, un po' di risorse sull'accessibilità, perché non bisogna usare i titoli, perché vanno usati in un determinato modo con l'HTML5. Su questo poi andate a litigare con Andrea, perché io questa roba qua non ci voglio entrare. Insomma, ci sono scuole di pensiero su questo titolo 1, sull'utilizzo del titolo 1 e in generale dell'HTML5 per l'accessibilità e la SEO a volte contrastanti. Adrian Roselli, che è un grandissimo, che lavora per una mega multinazionale che fa review di accessibilità per siti anche corporate molto grandi, e vi ho lasciato tutte queste cose. Uno dei più divertenti, a mio avviso, da leggere è questo ticket su Track, che
che è andato avanti credo 8 anni, ma non sto scherzando, su quali pulsanti rimuovere dall'editor di WordPress, ed è molto interessante perché dentro ci sono proprio delle considerazioni importanti sull'accessibilità e sul design. E veramente la gente ha parlato di questa cosa per anni e anni e anni finché si è rimosso il pulsante della giustificazione. Questo vi fa contemporaneamente leggere delle considerazioni importanti sul tema e vi fa capire come funzionano le cose in WordPress. Quindi la prossima volta che dite, ma perché quella roba c'è ancora? Andate su track e vedete quanto sono lunghe le discussioni per togliere un pulsante. E partecipate a queste discussioni, tra parentesi, importante. Cioè, se avete un'idea sul tema, invece di dire ma perché, andate e scrivete. Allora, il mio coso dice che abbiamo ancora 5 minuti per le domande, ma forse no. Grazie. L'altro doppio è finito. Thank you.